Sindaco, si parte con un evento importantissimo, il Festival della Costituzione, Nereto, che diventa capitale della Carta Costituzionale, il documento più importante che regola la civiltà e l'ordinamento della nostra Italia. Sì, innanzitutto mi preme ringraziare il professor Di Salvatore, Enzo e l'Università di Teramo per questo importante evento che si svolgerà sul nostro territorio. Gli enti che hanno permesso, che hanno patrocinato questa iniziativa, mi permetto di dire questo simposio, quindi la Fondazione Tercas in primis, la Poliservice, la nostra partecipata pubblica, che hanno sposato questo progetto che speriamo si possa ripetere pure nei futuri anni. Diceva lei un tema molto attuale, i principi costituzionali rispetto all'attuale, al mondo odierno, quindi la guerra, la crisi energetica, mi permetto di dire anche la crisi esistenziale anche dopo il Covid, e la difesa dei nostri principi costituzionali. Secondo me di assoluta novità per questo territorio, e vorrei usare anche forse per il territorio abruzzese, perché si tratta della prima edizione del Festival della Costituzione. Certo, non tratteremo i temi, diciamo così, all'ordine del giorno posti da una parte della politica, e non è questo che ci interessa invece seguire un filo conduttore che è quello della crisi. Quindi sono 3 giorni, parto dalla fine per la verità, cioè l'ultimo giorno, 2, 3, 4 settembre, perché l'ultimo giorno è dedicato alla crisi climatica, che però è anche energetica, e questo si ricollega al tema del secondo giorno, cioè qual è il futuro dell'Europa rispetto a questa crisi, e si ricollega a sua volta al primo giorno, che è il tema della guerra e della pace. Dobbiamo riscoprire l'importanza della nostra Costituzione. È nata dopo una guerra mondiale, in questo momento in cui tornano a soffiare venti di guerra purtroppo in Europa. Dobbiamo comprendere come i diritti fondamentali della persona vadano salvaguardati a tutti i livelli e come la nostra Costituzione sia in qualche modo uno specchio di quello che siamo, ma anche uno specchio di quello che vorremmo essere.